della musica, soprattutto se ci riferiamo all'età classica. Ovviamente vi invito, qualora non l'aveste già fatto, ad iscrivervi al canale YouTube, attivare la campanella, iscrivervi al seguire il profilo Instagram di Micropolifonie e se volete potete anche supportarci nelle attività di ricerca, di produzione dei materiali, di analisi dei brani, nelle richieste che molti di voi ci fanno attraverso una semplice donazione libera, totalmente libera. Bene, io non so tra l'altro l'entità degli eventuali spettatori, se c'è qualcuno che sta seguendo, e non so se ci sono studenti, musicisti, quindi cercherò di utilizzare un linguaggio il più possibile comprensibile un po' da tutti. Allora, inizierei col titolo di questa diretta, Funzioni formali nella forma sonata. Perché funzioni formali e non magari la struttura della forma sonata, che può essere in un certo senso intesa alla stessa maniera. Perché all'interno della struttura forma sonata abbiamo varie parti. Queste varie parti hanno una funzione, cioè hanno la funzione di aprire il discorso, di portarlo avanti, di cambiare l'orientamento di questo discorso e di affermare un altro concetto. Ok, quindi quasi come se fosse un dialogo musicale, una dialettica musicale. Infatti sono molto calzanti magari i paragoni col teatro, quindi forma sonata come palcoscenico di un teatro, quindi drammaturgia teatrale barra musicale, o anche un paragone con la dialettica hegeliana di tesi, antitesi e sintesi, magari. Quindi le funzioni formali non sono semplicemente dei pezzi di forma, sì, lo sono anche, ma svolgono una particolare funzione precisa, determinata dal compositore per raggiungere determinati obiettivi, determinati traguardi. Buonasera Simon Luca, ciao. Ok, allora iniziamo concretamente, dove perché concretamente intendo fare un piccolo viaggio all'interno dei maggiori esponenti dell'età classica strumentale, quindi chiaramente ci riferiamo a Haydn, Mozart, Beethoven, con qualche appunto anche a Clementi, perché di fatto poi sono quelli che hanno indagato di più e prodotto di più sotto questo punto di vista. Altra premessa, nella didattica, nell'analisi, nella didattica dell'analisi, nella teoria dell'analisi, soprattutto di scuola italiana, mancano ancora degli agganci e delle interazioni con quelli che sono i più importanti testi autorevoli a livello internazionale sull'argomento. Magari qualcuno conosce sicuramente il famosissimo testo importantissimo scritto di Charles Dawson, Sonata Forms, Le forme sonata. Magari qualcuno conoscerà meno un importantissimo testo di Epokowski e Darcy, che appunto elementi di teoria della forma sonata o qualcosa del genere, il titolo
Chiaramente l'inglese non è stato ancora tradotto in italiano, forse anche per quello manca questo aggancio. E sono i testi a livello, diciamo, internazionale più autorevoli da questo punto di vista, che indagano meglio l'entità delle funzioni formali, tematiche e non. Quindi intratematiche, cioè quelli che poi conosciamo tutti, chiamiamo primo tema, secondo tema, e anche intertematiche, magari di sezioni di collegamento tra un tema ed un altro, che pur hanno una funzione, è anche importante. Quindi partendo anche appunto dagli scritti di William Kaplan, di cui vi consiglio di leggere un po' quello che ha scritto. Allora, iniziamo quindi questo viaggio, questo percorso insieme. E iniziamo, partiamo da dove un po' ci eravamo lasciati, credo, nella prima diretta, ovvero dalle forme binarie, ok? Dalla forma rounded binary form, quindi forma binaria ritornellata. Partiamo da questo minuetto che di fatto appartiene ad una sonata di Haydn, ok? Perché partiamo da questo minuetto? Perché in un certo senso la forma sonata consiste in un ampliamento, in un allargamento di quella che è la forma binaria ritornellata. Okay? Molte volte sentiamo anche parlare, soprattutto nella didattica italiana, di forma sonata come una struttura bitematica tripartita. Cioè divisa in tre pezzi fondamentalmente e due temi, quindi tripartita e bitematica, due temi. Ma questo non è assolutamente vero, cioè lo è, può esserlo, ma non è sempre la regola, diciamo, fissa. Ed ecco il motivo per cui Rosen intitola il suo libro Sonata Forms, quindi forme sonata e non forma sonata. Quindi abbiamo questo minuetto, diciamo, che è fondamentalmente diviso in due parti. Abbiamo il tema. Parte in Fa maggiore, arriva in Do maggiore, prosegue poi, partendo dal Do maggiore, secondo ritornello, abbiamo dopo una parte, diciamo, nuova, strana per alcuni versi, abbiamo il ritorno quindi del materiale tematico iniziale. Quindi quello che sentivamo qua, ok, ce l'abbiamo nuovamente in questa parte qua. Ok, poi continua, continua, continua. Ripete ancora. Per concludere in Fa maggiore. Quindi che succede? Che è successo? Che abbiamo una bipartizione, quindi la struttura complessiva è divisa in due parti, ok? Una prima parte che inizia qua e finisce qui e una seconda parte che inizia qua e finisce qua. Ok, quindi in queste due parti, che graficamente saltano, sono molto evidenti, saltano agli occhi, abbiamo all'interno una struttura
da un punto di vista motivico, tematico, ritmico, armonico, abbiamo una struttura ternaria perché abbiamo la riproposizione del materiale iniziale in questo punto. Ok, quindi abbiamo l'affermazione della tonica, della tonalità di impianto fa maggiore che viene portata avanti. Okay? La musica, il discorso musicale ha la funzione di portarla avanti e però portarla in un altro contesto armonico tonale che è quello della dominante. Quindi arriva la dominante, la tonica parte, arriva la dominante, poi dalla dominante c'è come un voler affermare e smentire la tonalità, c'è questo La bemolle, quindi c'è un cambio di modo. Noi partiamo ok, e poi c'è un cambio di modo, quindi anziché aspettarci il Fa maggiore, ok, abbiamo pensare di andare verso il Fa minore, però arriva poi il Fa maggiore, quindi si ripresenta il materiale iniziale. Quindi ritorniamo in tonica di qua dopo aver fatto una certa aver sviluppato una certa digressione armonica. Quindi cambio di modo, pedale, piccolo pedale di dominante, ritorniamo in Fa maggiore, quindi nella tonalità della tonica, questa volta ci rimaniamo. E ci rimaniamo perché appunto termina il tutto con una cadenza autentica, perfetta, nella tonalità di impianto. Quindi questa cosa qui, diciamo, è da un punto di vista embrionale, anticipa ciò che avremo dopo nella forma o, se vogliamo, nelle forme sonata. Che poi, quando parliamo di forma sonata, ci riferiamo sostanzialmente al primo tempo, ma anche questa non è una regola fissa. Ci riferiamo al primo tempo di una sonata, quindi forma sonata potrebbe, ma non è sempre così, potrebbe essere il primo tempo di una sonata. E quindi è detta anche allegro di sonata, primo movimento di sonata. In genere, il primo movimento di una sonata classica è una forma sonata, ma può essere anche altro. Tema variazioni, non so, se pensiamo alla sonata K331 di Mozart, la maggiore. Ok, abbiamo un tema che è appunto questo, variato a più riprese dopo, quindi abbiamo un tema variazioni che evidentemente non c'entra nulla col discorso della forma sonata. Oh, andiamo avanti. Sonatine di Muzio Clementi. Se c'è qualche pianista, sicuramente non può non conoscerle. E la prima sonatina, vediamo, cerchiamo di vedere un po' quello che è successo nel brano precedente. Vediamo un po' come si svolge in questa partitura. Quindi abbiamo un Do maggiore, l'affermazione palese e chiara della tonica, ok, Do mi sol, ancora tonica, tonica, c'è questo basso quasi ipnotico che continua a ricordarcelo che siamo sull'accordo del primo grado. Abbiamo un solo, quindi ogni tanto cambiamo anche una dominante e andiamo avanti. Sembra tutto tranquillo, Do maggiore. Arriva una nota che
a vedere bene, non c'entra niente col Do maggiore, quindi Fa diesis. Potrebbe essere una svista, potrebbe essere una nota così ornamentale, una fioritura. Magari andando avanti ci rendiamo conto se lo è o se è altro. Ancora Fa diesis, ma anche questo giro, diciamo, del basso. Questo salto quinto primo ci fa propendere verso nel vedere quel Fa diesis come nel vedere in quel Fa diesis un comportamento di sensibile. Quindi evidente che stiamo modulando, ci stiamo spostando verso la tonalità di Sol maggiore, quindi della dominante. Ok, quindi abbiamo decisamente raggiunto la tonalità della dominante. Quindi ci siamo portati dalla tonica attraverso alcune tecniche, magari anche considerando questo Do Mi Sol un accordo pivot, un accordo cerniera, un accordo comune alla tonalità di tonica e di dominante dove ci arriviamo. Quindi può essere il primo grado della T che effettivamente può essere considerato come il quarto grado della D della dominante, quindi l'accordo che ci permette di passare da una tonalità all'altra. Quindi raggiungiamo stabilmente la tonalità di Sol maggiore. Cosa avviene dopo? Anche qui intanto la struttura è bipartita, cioè abbiamo due parti. Occhio, sono nettamente due parti. Una volta raggiunta la dominante, cosa abbiamo? Quindi una settima di dominante, in terzo di volto, che ovviamente risolve su un primo in sei, ma novità, Mi bemolle, quindi non un primo in sei maggiore, ma un primo minore in sei. Quindi ci stiamo spostando temporaneamente a Do minore. Ancora. Ok, quindi c'è un accenno a Do minore, vediamo se come continua. C'è questo pedale, questa nota ripetuta, ossessiva, quasi ipnotica anche questa. Ancora Mi bemolle. Dominante, quindi Sol si re. E cosa avviene ora? Avviene il ritorno, sentiamo, avviene il ritorno della tonalità di impianto, della tonica, quindi avviene, c'è una ricapitolazione della tonica e del materiale iniziale, una ripresa. Ok? Quindi abbiamo, se vogliamo fare un riassunto anche per chi magari non mastica propriamente la forma sonata, abbiamo queste sezioni che si chiamano esposizione, sviluppo e ripresa. Qui sono ancora trattate in maniera molto primordiale, e del resto anche una sonatina, quindi però gli elementi ci sono e che sono un po' in proporzioni magari un po' ridotte. Quindi abbiamo
Esattamente, si conduca Do minore in questa parte. Ok, quindi abbiamo l'esposizione dove vengono ovviamente esposti i materiali musicali. Ok, che poi abbiamo visto il discorso viene portato, ecco quindi il discorso di funzioni formali, viene portato dalla tonica alla dominante. Quindi abbiamo l'esposizione, abbiamo una parte centrale di svolgimento o sviluppo, e abbiamo in questa seconda macro parte, abbiamo un'altra parte che è quella della ricapitolazione o della ripresa. Così iniziamo a mettere un po' di ordine, anche per chi dovesse essere completamente a digiuno di forma sonata. Quindi l'esposizione, okay, il discorso musicale che si porta dalla tonica alla dominante, sviluppo o zona, possiamo chiamarla anche zona X, nel senso che può avvenire di tutto. Imitazioni, progressioni, cambi di modo, modulazioni. In questo caso, ovviamente, data la natura molto striminzita del brano, abbiamo fondamentalmente un cambio di modo, quindi andiamo in Do minore, dopo tutto il Do maggiore che abbiamo sentito, affermato con forza, ad esempio, nelle prime tre battute, andiamo nello sviluppo, quindi a Do minore. Ripresa, riprendiamo il materiale iniziale con la differenza che viene cantato, suonato un'ottava più in basso. Piccola differenza perché c'è queste due battute, diciamo di leggero cambiamento per ovviamente adattare il discorso musicale che non deve più allontanarsi dalla nostra tonica, quindi dal nostro Do maggiore, ma deve continuare a rimanere in Do maggiore. Quindi praticamente sentiamo la stessa cosa che abbiamo sentito prima, solo che prima ci siamo spostati verso la dominante, quindi ecco perché il Fa diesis. Ok, mentre questa volta leggermente diverso questa parte diciamo di collegamento, sentiamo chiaramente ancora il Do maggiore. Del Sol maggiore, del Fa diesis, nemmeno l'ombra, rimaniamo stabilmente fino alla fine in Do maggiore, ok, nella tonalità della tonica. È chiaro che in una esposizione classica, diciamo, se vogliamo convenzionale, noi troviamo solitamente due temi, e anche qui ora la dico molto leggermente, due temi, detta così, sembra proprio brutta, perché non è la regola fissa che ci siano due temi. Intanto, qualora ci fossero questi due temi, sarebbero uno in tonalità d'impianto, in tonica, l'altro in dominante. Ok, se intanto magari possiamo
apro una lavagna così, possiamo anche prendere appunti. Quindi questi due temi che non per forza sono due, anzi molte volte non sono due. Vedremo ora se c'è qualcuno che ha fatto il concorso per diventare docente di musica nel concorso ministeriale, avrà notato che c'era una domanda, credo, sul... ecco, prendiamo questa lavagna. C'era una domanda su una forma sonata o comunque su un qualcosa del genere, dove veniva riproposto praticamente lo stesso tema, prima in tonica, poi in dominante. E quindi, allora, abbiamo, cancelliamo anche questo, abbiamo quando la tonalità è in modo maggiore, ok? Abbiamo all'interno dell'esposizione, cioè di questa prima zona della forma sonata, abbiamo il primo tema in tonica, secondo tema al quinto grado, alla dominante. Quindi primo grado, quinto grado. Se tonalità di impianto è minore, quindi è una tonica minore, avremo il secondo tema, sempre tra virgolette, al relativo maggiore, quindi avremo al terzo grado. Ok, quindi sonata do maggiore, primo tema, secondo tema, sol maggiore, sonata in, che so, do minore, ok, primo tema do minore, secondo tema al terzo grado, quindi mi bemolle maggiore, alla relativa maggiore. Ancora una volta, può succedere questo, frequentemente succede questo, ma non è la regola. Non sempre succede questa cosa qui. Può succedere anche che, ad esempio, in un brano minore il secondo tema sia alla dominante minore anche, ok? Può succedere di tutto, ma anche nelle forme sonate in tonalità maggiore può succedere che il secondo tema, la seconda area tematica, non sia necessariamente la dominante, ma può essere magari al terzo grado maggiore, no? Ad esempio, succede nella Waldstein, forse la prima sonata nella Waldstein di Beethoven, è la prima sonata in cui abbiamo la seconda area tematica, primo tema, prima area tematica do maggiore. Seconda tematica secondaria, quindi del secondo tema, in Mi maggiore. Quindi, come vedete, cioè, già abbiamo una varietà enorme riguardo alle forme. Ok, abbandoniamo temporaneamente questo primo tempo di sonatina di Clementi, ci spostiamo a un'altra sonatina di Clementi, la numero... se la trovo... Ok, la numero 3. La numero 3. Anch'essa in Do maggiore. Quindi andiamo a dare un'occhiata prima da lontano, nel complesso. Abbiamo quindi Do maggiore, abbiamo la tonalità della tonica. Come vedete, come al solito, il primo tema, il primo materiale tematico che si sente in una forma sonata solitamente è ancorato alle tre note dell'accordo di tonica, perché per
evidentemente per fissarsi bene nella mente dell'ascoltatore ed essere il più chiaro possibile. Quindi prima avevamo... E qua abbiamo una cosa che più o meno è molto simile. Quindi, ok, anche sotto un accompagnamento, quindi chiaramente accordo di do maggiore, primo grado, scala di do maggiore, tutto praticamente quattro battute di prolungamento della tonica di do maggiore. Ovviamente qualcuno dice, ma c'è un sol diesis, c'è un fa diesis. Ok, ma chiaramente sono fioriture, sono note estranee all'armonia. Dunque, se qui abbiamo la tonica, in questa battuta chiaramente abbiamo un quarto grado, se vogliamo essere più precisi, in quarta e sesta. Ok, questo sol diesis è chiaramente una nota di volta accentata, peraltro, quindi una volta inferiore accentata, perché chiaramente cade su una suddivisione metricamente più forte rispetto a la, ok? E anche il fa diesis. Che cos'è il fa diesis? Un'appoggiatura, oppure se preferite, secondo alcuni teorici potrebbe essere anche una nota d'aggancio accentata, cioè una nota che salta da questo la, provo ad ingrandire un po', salta da questo la, ok, salta in senso discendente e va ad agganciare il sol, che invece è la nota reale. Facendo, quindi c'è un salto di terza e poi fa un grado congiunto nella direzione opposta, quindi questa si chiama nota d'aggancio, ok? Peraltro accentata. Tra l'altro, piccola parentesi, l'inverso della nota d'aggancio è la nota sfuggita. E quindi la nota d'aggancio è una nota sfuggita inversa. Cioè, la nota sfuggita è grado congiunto in una direzione e salto nell'altra direzione. Vabbè, poi magari se abbiamo tempo facciamo anche l'analisi melodica delle note, soprattutto quelle esterne all'armonia. Comunque, la cosa importante è vedere, dopo questo prolungamento di tonica arriva la dominante, il discorso sembra andare avanti. Sembra quasi quasi trovare un piccolo punto, una virgola, un punto e virgola qui. Però continuo. Stavolta il sol diesis non è proprio una nota estranea, ma ha un peso strutturale, ha un peso armonico, accordale. Che succede qui? Intanto questo è proprio un gesto compositivo, se vogliamo, un gesto musicale, no? Questo punto, se ci pensate bene, questo tipo di scrittura, quasi come se fossero dei colpi di martello. I cosiddetti hammer blows, colpi di martello, appunto, spesso li troviamo spessissimo in questi punti delle forme sonate, non solo, anche in altri. Quindi abbiamo tre colpi di martello, di cui il secondo e il terzo anche più marcati perché hanno un accordo, e nel basso c'è l'ottava, quindi c'è anche un salto d'ottava. Ok, do, 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 con l'ottava, do. Quindi questi colpi di martello, su cui a volte si trovano anche dei cunetti proprio per
simboleggiare, per indicare appunto questa cesura forte. E questa zona qui con gli Hammer Blows è seguita, i tre colpi di martello seguiti da un altro elemento che può passare inosservato, ma assolutamente no. Cioè abbiamo una pausa completa, generale. Per la prima volta la musica si ferma. In questo movimento, nel quarto movimento di questa battuta, si ferma la musica. Ok? Abbiamo in questa battuta quella che Epokowski e Darcy, nel loro celebre scritto sulla forma sonata, sugli elementi, sulla teoria della forma sonata, chiamano medial cesura, cioè cesura mediana. O anche detta anche cadenza intermedia, o comunque è una cesura. È una cesura che, provo a rimpicciolire un po', è una cesura che va a dividere in due parti l'esposizione. Ora, noi non l'abbiamo ancora individuata l'esposizione, e ovviamente ci rendiamo subito conto che le dimensioni di questa sonatina sono leggermente più accresciute rispetto alla numero 1. Okay. La cesura mediana divide quindi in due parti l'esposizione. L'esposizione è iniziata qui, l'esposizione tipicamente termina laddove troviamo il simbolo del ritornello. Ok, proviamo a rimpicciolisco un po', se riesco a suonare così piccolo, vediamo che succede dall'inizio, tonica, porta avanti il discorso, primo punto, diciamo, in cui ci soffermiamo. Hammer blows, colpi di martello, pausa. Ok, un attimo, il palcoscenico del nostro teatro si è liberato, si è svuotato ed entra, buono buono, zitto zitto, un altro personaggio. Se vediamo un po' con che carattere ci entra. Quindi colpi di martello. Quindi il primo personaggio era molto più incisivo, molto squadrato, quadrato. Secondo personaggio, eccetera, eccetera. Ok, anche molto più sciolto, molte più scale, molto più quartine di semicrome, quindi un incremento quasi del ritmo di superficie. Ok, abbiamo quindi qui l'aria della Sol maggiore, quindi Fa diesis ripetuto, l'aria della dominante, quindi la zona del quinto grado, quindi l'area tematica secondaria. Quindi iniziamo a chiamare le cose per bene con il loro nome ufficiale. Abbiamo la prima area tematica o l'area tematica principale che indichiamo con la P, ok, primary, e poi l'area tematica subordinata o secondaria che inizia evidentemente qui e indichiamo con la S. Ok? E quindi va avanti il secondo tema. Scalette, è molto più veloce, più sciolta. Viene elusa la cadenza, un attimo. Vediamo
vedete il trillo termina nel nulla praticamente. Stavolta arriva la cadenza, e la cadenza chiaramente autentica, perfetta. Quella che gli americani chiamano perfect authentic cadence, noi la chiamiamo CAP, cadenza autentica perfetta. E questo è anche un punto molto importante. Quindi abbiamo qui la indichiamo con una virgola la cesura mediana, quindi abbiamo la T, cioè abbiamo la P, scusate, che è in tonalità di T, di tonica. Abbiamo la cesura mediana, dopo della quale si lascia lo spazio alla zona di S, zona secondaria tematica, in D, conclusa da una cadenza autentica perfetta. E poi abbiamo, se vogliamo, una piccola zona di C, cioè di codette, di scritture finali, ok? Dopo la cadenza. Anche qui abbiamo gli Hammer Blows che chiudono, vanno ad incorniciare tutta questa parte che si chiama appunto esposizione. Mancherebbe una zona all'appello, cioè chi ha il compito di portare il discorso dalla tonica alla dominante, quindi dall'area tematica primaria principale all'area tematica secondaria, solitamente c'è una transizione, quella che nella trattatistica italiana viene chiamata come ponte modulante, che è un altro termine, dico sbagliato ma improprio, perché questo ponte, questa zona di ponte, che noi andiamo a chiamare transizione, può essere modulante, come può anche non esserlo. Spesso e volentieri non è modulante. E in questo caso, quindi, se noi possiamo, diciamo, vedere la conclusione del primo tema, del tema dell'area tematica principale qua, ok? Abbiamo quindi la cadenza. Diciamo qui, ok? E in questo punto si innesta, quindi, quella che possiamo chiamare come transizione. Quindi abbiamo P, T, S e C. Queste diciamo nomenclature, queste lettere che indicano le varie zone delle funzioni formali dell'esposizione di una forma sonata, sono state utilizzate da Jean Larue in un suo scritto molto importante, Guideline for Sonata Analysis, qualcosa del genere, e appunto, però in maniera molto semplice indicano la zona primaria, la transizione che allontana il discorso per portarlo o prepararlo quantomeno alla zona tematica secondaria, che poi può chiudere con una zona di codette, di scritture cadenzali finali. Notiamo anche un'altra cosa, già che ci siamo: il primo tema quindi termina con una cadenza sì, perfetta quinto primo, ma non, cioè una cadenza autentica quinto primo, ma non perfettamente perfetta, perché sia che la vogliamo far terminare qua sul primo movimento di questa battuta, sia che la vogliamo individuare qua sul terzo movimento, sicuramente non è definitiva, perché sicuramente c'è una continuazione ritmica, un'azione ritmica, il discorso continua ritmicamente, no? Io sento, poi
Proponiamo di farla finire qua, ok, però la mano destra del pianista continua a cantare le altre note. Facciamola finire qua, ma la mano sinistra continua nello stesso modo. E d'altronde nella mano destra, nel pentagramma superiore, abbiamo la terza al soprano, quindi questo primo grado non è in posizione di ottava, in prima posizione chiusa, cioè do al basso, do al soprano, ma do al basso con peraltro un'azione ritmica di continuità, do, sol, mi, do, questo arpeggio dell'accordo ritonico, e abbiamo una terza al soprano, abbiamo il mi, quindi fa, diciamo, indica che qualcosa arriverà pur dopo, deve continuare. A differenza di questa cap, cadenza autentica perfetta, dove di fatto abbiamo proprio una cadenza autentica nella sua massima espressione di perfezione, cioè abbiamo il sol al basso e il sol al soprano, la parte superiore. Quindi abbiamo quinto primo, re, sol. E abbiamo all'acuto, ok, sol, va bene. Ovviamente non è totalmente finale come cadenza, perché vedete che il basso ci fa partire in questo punto, c'è un'elisione, quindi finisce la cadenza, finisce il tema secondario con la cadenza autentica perfetta. E si instaura su quel tema secondario la codetta finale conclusiva, quindi cadenza, peraltro è una cadenza composta consonante, quindi abbiamo un primo 4-6 e poi un quinto e poi il primo chiaramente, quindi primo grado, però continua. Abbiamo un pedale di tonica, ok? Un primo lungo su cui si innestano altre armonie che sono fondamentalmente primo, quinto con la settima, se sovrapponiamo tutte le note, e poi primo con i classici hammer blows, che sono un gesto, un segnale, e segnalano appunto la chiusura di questa zona. Ok, quindi un'esposizione abbastanza completa, se vogliamo, articolata, diciamo nel suo piccolo molto articolata. Altra nota che possiamo mettere in risalto ancora una volta è la cadenza autentica perfetta alla fine del tema secondario. Ok, solitamente, anzi quasi sempre, direi veramente sempre, il secondo tema termina con una cadenza autentica perfetta. Quindi ricordo fondamentale al basso e al soprano, proprio perché vista la novità dell'area tonale, ok, abbiamo cambiato il piano tonale, dalla tonica siamo andati alla dominante, e visto anche il carattere più fluido, più sciolto, più libero, tra virgolette, da un punto di vista motivico, melodico, ritmico, c'è, in un certo senso si ravvisa la necessità di chiudere questa volta in maniera perentoria, in maniera decisa, con una cadenza autentica perfetta. Questo punto ancora rappresenta, secondo Epokowski e Darcy, rappresenta quella che viene chiamata, nella loro teoria chiamano la EEC. Essential Exposition Closure, quindi insomma la cadenza
La cadenza essenziale, la cadenza espositiva essenziale, cioè il punto in cui fondamentalmente si conclude l'esposizione tematica nelle due aree. La E e C fa pendant con la E e SC nella ripresa, cioè la Essential Structural Closure, cadenza strutturale. Simon Luca fa la domanda: cadenze finale e sospese, dov'è la differenza? Cioè, cadenza finale è una cadenza che si trova in un punto di articolazione fraseologica finale, definitivo, cioè chiude una struttura di un certo peso, di una certa dimensione. Quindi la cadenza finale può essere la cadenza autentica perfetta o anche la cadenza autentica imperfetta. La cadenza sospesa, invece, quindi la cadenza che si porta al quinto grado, la semicadenza, la half cadence, come la chiamano gli inglesi, la HC, insomma, è una cadenza non finale, una cadenza intermedia. Ok? È una cadenza che si trova in un punto intermedio della fraseologia, dell'arcata fraseologica di una struttura compositiva. Ok? Quindi magari un primo tema può concludere con una cadenza sospesa, perché siamo nel mezzo di un organismo musicale. Ok? La cadenza finale la troviamo magari qui. Ok, va bene, Simone. Grazie a te per le domande. Ok, abbiamo detto un bel po' di cose su questa esposizione. Dobbiamo dire un'altra cosa importantissima, ne dovremmo dire tantissime, però vado anche un po' a braccio, insomma, quando non ho preparato nulla, quindi quando mi viene la cosa la diciamo. La forma sonata o le forme sonata, su cosa basano la loro essenza, la loro strutturalità? È chiaro che Clementi, Haydn, Mozart, Beethoven certamente non sapevano nemmeno di star componendo una forma sonata, probabilmente non l'hanno mai sentita questa locuzione, questa espressione forma sonata. Okay, loro componevano secondo degli schemi compositivi che sarebbe anche interessante un giorno o l'altro indagarli. Non so se qualcuno di voi ha letto la musica del Galante, gli schemi della musica Galante di Robert Gheringhen, per fortuna tradotto in italiano dal professor Giorgio Sanguinetti. È un libro fondamentale che fa capire benissimo il facile proliferare di composizioni da parte di Mozart, Beethoven, ma anche prima, cioè basavano molti passaggi su degli schemi tipici della musica galante che si ripetevano sotto mentite spoglie magari, ma si ripetevano. Vabbè, però questo è un discorso che ci porta fuori. Quindi Beethoven, Mozart non sapevano descrivere delle forme sonata. Forma sonata è un'espressione coniata più o meno nella metà del 1800, credo 1840, con Adolf Bernhard Marx, che sono, diciamo, insieme a Antonin Reicha e Karl Zerny, sono i tre teorici dell'Ottocento che si sono spesi nello scrivere trattati sulle forme compositive più importanti, e hanno parlato quindi
molto della forma sonata. Marx appunto ha coniato questo termine, ma il dogma ottocentesco sul quale basavano praticamente l'essenza della forma sonata era il contrasto, il carattere contrastante dei due temi. Cioè, qui abbiamo un primo tema assertivo, definitivo, molto quadrato e squadrato, ancorato alle tre note di tonica, dell'accordo di tonica. Quindi molto spigoloso, se vogliamo, certo per far emergere subito i connotati della tonalità. Secondo tema, guardate qua com'è, guardate quanti gradi congiunti che ci sono, quante semicrome, com'è più fluido. Sentite com'è più cantabile, com'è più levigato, proprio fluido. E in effetti è una caratteristica dei temi. Quindi, primo tema più squadrato, spigoloso, frastagliato. Secondo tema più fluido, più cantabile. Qualcuno diceva anche maschile il primo tema, femminile il secondo. Vabbè, e in effetti è così. Ancora una volta, non è la norma. Spesso non accade questo, non si verifica questa cosa. In effetti è così, in alcuni casi, però non è questa l'essenza della forma sonata. Ecco, andiamo a vedere perché. Perché non è questa l'essenza della forma sonata? No, saltiamo qua. Andiamo con questa sonata di Haydn, ok, perché spesso, soprattutto nei lavori di Haydn, troviamo all'interno dell'esposizione il tema che abbiamo denominato nella zona P, quindi nell'area principale, e il tema dell'area secondaria, li troviamo praticamente identici. Quindi non abbiamo due temi. E non abbiamo quindi il bitematismo che di solito, di cui di solito si parla o che troviamo scritto solitamente anche in testi di teoria dell'armonia, di analisi, testi delle scuole medie, ad esempio, mi capita spesso di leggere. E in questo caso abbiamo, non so se qualcuno di voi la conosce, magari accendo un po', abbiamo il primo tema che è il mi bemolle maggiore. Quando viene esposto suona così. Eccetera, eccetera. Però l'incipit è quello che rimane più impressionante. Ok, grandi passaggi, grande biscrome, accordi interessanti, eventualmente da analizzare, ok, però cosa troviamo qui? Troviamo, anzi, prima di arrivare qui, vediamo questo. Fa. Siamo in mi bemolle maggiore, fa, quindi mi bemolle, quindi il nostro P è qui, primary, ok. Fa. Che cos'è fa? Fa, inteso già visto nei confronti di quello che verrà dopo. Cioè qui abbiamo esse. Quindi fa è il nostro bel pedalone di dominante. Ok, vedete? Qui si completa l'accordo di settima di dominante, ok, di S della zona S secondaria, e re mi bemolle maggiore, l'area secondaria sarà alla dominante, anche questo abbiamo già detto, non è una regola fissa, imprescindibile, di norma è così, però può essere anche altro.
Si bemolle maggiore, quindi Fa come dominante di Si bemolle maggiore e attacchiamo, guardate un po' cosa attacchiamo. Eccetera, eccetera. Attacchiamo il tema della re secondaria. Ma allora dov'è il bitematismo? Dov'è il tema maschile, il tema femminile, il tema spigoloso frastagliato, il tema fluido cantabile? È lo stesso tema. Sentite quello dell'esposizione. Ok, sentite il tema dell'area secondaria. Sembra che qualcuno abbia trasportato semplicemente il primo tema. Eccetera, eccetera, abbia trasportato il primo tema nell'area secondaria. Ok? Quindi spesso c'è non un bitematismo nelle forme sonate, ma un monotematismo da questo punto, sotto questo punto di vista. Quindi può accadere veramente di tutto. Altra sonata di Haydn, ancora in Mi bemolle maggiore, gli piace tanto il Mi bemolle maggiore. Vediamo primo tema. Ok, quindi primo grado, siamo nella zona P, Mi bemolle maggiore. Quindi il primo tema, dunque. È chiaro che termina qua. Quindi cadenza quinto, primo. E poi inizierà la. Cosa inizia? Ovviamente qui. Inizia la nostra T, la transizione. Eccetera, eccetera, tocca anche varie tonalità fin quando si porta in questo punto. No, scusate, questo accordo, chissà che accordo è questo qui, questo accordo qua. Se è rimasto qualcuno ancora ad ascoltare, non so se c'è mai stato qualcuno. Sì, uno c'è stato sicuramente, Simon Luca. Questo accordo. Ok, questo è uno di quegli accordi segnale che quando lo si sente sappiamo già dove ci porta, dove ci sta portando. È una sesta aumentata, un accordo di sesta aumentata, una sesta italiana. Ok, comunque ci porta alla dominante. E cosa inizia quindi dopo la transizione, la nostra zona S, tema secondario, cosa fa? Che fa? Quello che era il tema principale. Sesta, sì, esatto, Simon Luca, sesta, è una sesta aumentata, sì, sono degli accordi molto interessanti. La sesta aumentata, Sol bemolle, Mi bequadro. Ok, che ufficialmente dovrebbe aprirsi sull'ottava, cioè fa sotto e fa anche sopra. Di solito fa questa roba qui, magari con la prima, con la quarta e sesta e poi la dominante. In questo caso c'è una risoluzione eccezionale. Sì, c'è, sì, una sesta aumentata, sì. Non so se è una domanda o vuoi che ti dia conferma. Sì, è una sesta aumentata. Quella che si completa sul terzo movimento della battuta. Sol bemolle, Si bemolle, Mi. È una sesta italiana. Ok, se vuoi interessante, vai a ripetere gli accordi di sesta aumentata, l'italiana, la tedesca, la francese, se qualcuno di voi ha studiato sul piston,
Pistoncita anche la sesta svizzera, che altro non è che una lettura enarmonica della sesta tedesca, che consente, diciamo, ufficialmente la risoluzione in un tono maggiore, in una tonalità maggiore, perché di solito la sesta tedesca di solito risolve in una tonalità minore, quindi cambiando enarmonicamente un suono la si può far risolvere in tonalità maggiore. In questo caso è una sesta italiana che va sulla dominante e quindi ci porta all'area secondaria che magicamente ci ripropone il tema, quello che era il tema principale. Possiamo anche vedere dove finisce quindi il tema secondario, se ce ne sono degli altri eventualmente. Abbiamo detto prima nella sonata di Clementi che il tema secondario, i temi secondari concludono tutti con una cap, con una cadenza autentica perfetta. Quindi la prima cadenza autentica perfetta che mi pare di trovare, allora, diciamo, vabbè, la cadenza autentica perfetta la troviamo qui intanto, ok? Abbiamo quinto, primo, siamo in si bemolle, col si bemolle al basso e col si bemolle al soprano. Chiaramente la quarta e sesta abbiamo, quindi una cadenza composta consonante. Quindi abbiamo, partendo di qua, abbiamo quarta e sesta. Ok, quinto in sette con l'appoggiatura della quinta. Cadenza autentica perfetta, proprio in maniera schietta, si bemolle e si bemolle, null'altro, si bemolle, si bemolle. Chiaramente poi c'è l'azione ritmica. Mi stavo soffermando prima perché probabilmente la cadenza autentica perfetta sarebbe arrivata già qui, ma qui c'è un'altra cadenza, quindi proviamo a suonare un po' da prima, cioè anche... questa battuta qui ok, va bene Simon Luca, ok, scrivo i brani che abbiamo analizzato. Abbiamo una cadenza quinto sesto, quindi una cadenza di inganno che è un motivo in più, è un motivo in più per prolungare, allungare letteralmente il brodo, il discorso. Ok, estendere è una tecnica di estensione del periodo. Quindi abbiamo... E possiamo andare avanti. Già vediamo che si ferma un po' la scrittura. Ok, e poi abbiamo un altro tema secondario. Ok, e via dicendo. Quindi Haydn spesso ripropone nell'area tematica secondaria lo stesso tema dell'area tematica principale. Facciamo un rapido passaggio. Ok, questa che anche Simon Luca conosce, pur trombettista. Sì, e in effetti ti piace studiare queste cose ed è utile perché anche se vai ad analizzare il concerto in Mi bemolle maggiore di Haydn per tromba orchestra, ricordo bene, se voglio dire, analizzi un concerto per solista e orchestra, anche lì nel primo movimento non è detto ma... molto spesso ritroverai anche in un primo tempo di quartetto, in un primo tempo di sinfonia, ok, ritroverai la forma sonata. Lì il discorso è ancora ulteriormente, diciamo, diverso perché esatto, sì. Il discorso è diverso perché c'è l'orchestra con cui il solista dialoga e quindi appunto.
Sonata di Mozart in Do maggiore KV 545, ok? Quindi c'è bisogno nemmeno che l'accendi perché. Eccetera, eccetera. Rapidamente, tonalità Do maggiore, quindi la nostra tonica, il tono di impianto è Do maggiore. Quindi, magari non metto, se no ci confondiamo. Quindi, la nostra zona primaria principale, la nostra P, è ovviamente l'inizio. Do maggiore, Do maggiore, Do maggiore, Do maggiore, Do maggiore, ok. Arriviamo qui, riconosciamo qualcosa, se ricordate cosa abbiamo detto a proposito della terza sonatina di Clementi, abbiamo dei gesti, un gesto che ci segnala qualcosa, no? Quindi dopo tutto questo discorso fluido, quindi che è successo? Hammer blow, colpi di martello, hammer blows, pausa, quindi abbiamo la cesura mediana. Ok, quindi tema principale e inizia con questa piccola, se vogliamo, questo piccolo gioco sul semitono diatonico che poi si apre in un tono che fa in un certo senso presagire un quinto 2, ok, che in effetti va un primo 6, quindi inizia la sezione S secondaria. Tema secondario, nella tematica secondaria. Torniamo un attimo indietro, anzi no, allora, vediamo dove conclude la sezione secondaria. Vedete com'è molto più sciolta. Andiamo alla ricerca della nostra cap, cadenza autentica perfetta. Beh, c'è un trillo cadenzale, appunto, già riconosciamo. Quindi vedete, abbiamo qua un primo 4-6, siamo in sol maggiore, un primo 4-6, un bel quinto 7 con il nostro bel trillo, quando c'è il trillo è un altro gesto, un altro segnale, e terminiamo al primo con una cadenza quindi autentica, perfetta. Cosa abbiamo al basso? Sol si, quindi sol al basso, sol al soprano. Quindi abbiamo effettivamente cadenza autentica perfetta, poi quindi finisce qui la nostra S e poi abbiamo la zona di C di scritture finali, di codette, scritture cadenzali che incorniciano l'arrivo della dominante. Qui abbiamo la EEC, cioè la conclusione cadenzale essenziale all'interno dell'esposizione. Ok, quindi primo tema. Ok, vedete qui ad esempio i temi da un punto di vista motivico, almeno l'inizio, se vogliamo, non sono tanto tanto diversi. Perché qui abbiamo l'apertura Do, Mi, Sol, quindi abbiamo le note degli intervalli di terza, insomma, qua abbiamo. Nel secondo tema abbiamo Re, Si, Sol, anche qui degli intervalli di terza, stavolta discendenti sul tono, sull'accordo di tonica della dominante. Quindi sono molto simili. E poi abbiamo ancora questo disegno ritmico. Quindi non dico che sono identici come quelli visti prima nelle sonate di Haydn, però sono. Nascondono molte somiglianze, a dire il vero.
però la differenza è che sono in aree tonali diverse. E quindi ricordiamoci, la vera essenza, la vera essenza strutturale della forma sonata è la drammaturgia, come se fosse un palcoscenico, un teatro, che c'è tra il tono d'impianto, la tonica, e l'altra tonalità, la dominante. Quindi affermazione della tonica, allontanamento della tonica attraverso la transizione e comparsa della dominante, ok? Cioè della tonalità oppositiva. Ok, tonalità oppositiva. Andiamo avanti. Finisce l'esposizione qua. Quindi questa prima macro zona di questa forma sonata, cioè di questo primo tempo di sonata, finisce qui. Inizia lo sviluppo, lo svolgimento, che fondamentalmente è l'elaborazione di temi, di frammenti, magari già sentiti all'interno dell'esposizione, o magari anche no, anche di materiale motivico nuovo, o anche di materiale che è stato già sentito nell'esposizione. Ad esempio, in questo caso, vedete, lo sviluppo inizia con. Quindi inizia con. Questo frammento che praticamente dovrebbe derivare da qui, dalla zona conclusiva, quindi da una piccolissima parte, quasi insignificante, però qui acquisisce un notevole significato e viene riproposto in progressione. Quindi si avvia, quindi contrapposizione tra tonica e dominante, affermo la tonica, che è la tonalità più forte, ok? La prima sentita sicuramente più forte. Arrivo alla dominante, e passo nello sviluppo. Cosa c'è? C'è una intensificazione e c'è una polarizzazione tra queste due aree tonali, aree armoniche, tra la tonica e la dominante, cioè quindi aumenta il caos, aumenta l'entropia. Quindi da un ordine iniziale ci spostiamo un po' di disordine perché cambiamo tonalità e poi viene generato sempre più instabilità. Come dice Simon Luca, sentiamo quello che abbiamo lasciato qui, maggiore, Sol maggiore, Sol. Non sappiamo ancora cos'è, ma quando arriva il Si bemolle, chiaramente Sol minore, iniziano, ciao Cristian, ciao, iniziano una serie di scale, scalette, progressioni, tocchiamo varie tonalità, eccetera, eccetera, non ci soffermiamo, però già voglio dire, a occhio si vede come la scrittura è più fluida e più sciolta, meno compaginata rispetto a quella che può essere la struttura di un tema. Fine dello sviluppo, quindi finisce lo sviluppo qui, entriamo in un'altra fase che è quella della ripresa. Ok, finora non avevamo visto la ripresa nelle sonatine precedenti. Ok, però forse è utile fare un saltino indietro. Questa è quella di Clementi, la numero 3, opera 36, numero 3, esposizione, Sol maggiore. Primo tema, secondo tema, ecco, secondo tema l'abbiamo visto in Clementi anche la numero 1, il secondo tema ricapitolava alla tonica. Quindi quello che era stato udito nell'esposizione, il secondo tema alla dominante, nella ripresa ritorna, capitola
si arrende e viene armonizzato alla tonica. Ok, vediamo qui che succede. Quindi dobbiamo trovare, ci aspettiamo di trovare, volendo schematizzare, abbiamo quindi la nostra P, la transizione, cesura mediana, la S e la C. Qui abbiamo la E, E, C, fine del primo blocco, fine cioè della esposizione, solitamente ritornellata. Quindi questa è l'esposizione. Ok, quindi tonica. Ci spostiamo alla dominante. Ok, poi abbiamo una fase di sviluppo dove aumenta l'entropia interna, il caos generato da questa opposizione. Ok, da questa opposizione, da questa polarizzazione. Tra le due tonalità, per poi fare in modo che si riapprodi con la stessa struttura dell'esposizione nella ripresa dove abbiamo l'area primaria, la transizione, cesura mediana, la S. E qui intanto abbiamo non più la E e C, ma abbiamo la E S C, cioè la chiusura strutturale dell'esposizione. Scusate, la chiusura essenziale della strutturale, cioè di tutto il movimento, di tutta la forma. Ma la cosa importante è che qui abbiamo il primo tema in tonica e il secondo tema pure in tonica. Quindi abbiamo presentazione della tonica, presentazione della dominante, polarizzazione in questa zona delle due funzioni, tonica e dominante, dei due personaggi, dei due protagonisti, e poi dopo la guerra abbiamo l'armistizio, la pace e tutta la ripresa in tonica. Che succede in questa sonata di Mozart? Il nostro tema iniziale, se vi ricordate, ok, quindi finisce lo sviluppo, qua inizia la ripresa, ok. Che succede? Che questa ripresa non è, dovrebbe essere in Do maggiore, la sonata in Do maggiore, questa ripresa non è in Do maggiore, quindi non suona così. Ma suona in fa, è in fa maggiore. Eccetera, eccetera. Quindi, ripresa del primo tema della tematica principale P alla sottodominante. Un altro scherzo formale alla faccia, diciamo, della forma sonata convenzionale. Vedete quante differenze, quante variazioni è possibile trovare. Vediamo dopo il secondo tema, ecco gli hammer blows, i colpi di martello che ci preparano per l'ingresso dell'area tematica secondaria. Stavolta il secondo tema è alla tonica, in Do maggiore. Abbiamo il secondo tema alla tonica. Abbiamo la cadenza autentica perfetta qui col trillo. Quindi abbiamo la ESC, cioè la ESC
essential structural closure, cioè la cadenza essenziale, strutturale, cioè il punto di arrivo, il traguardo essenziale. E poi chiaramente qui abbiamo la zona di C, di code, di scritture finali, come era anche nell'esposizione. Quindi abbiamo stavolta non la tonica qui, ma abbiamo la sottodominante. Quindi la ripresa del tema primario alla sottodominante. Perché Mozart fa questo? Probabilmente per, in un certo senso, riproporre lo stesso squilibrio, lo stesso intervallo tra le aree tonali iniziali. Qui tra tonica e dominante, ovviamente tra Do, Sol, abbiamo una quinta ascendente di distanza tra le fondamentali, e tra la sottodominante, quindi Fa e la tonica Fa Do, abbiamo parimenti una quinta ascendente. Quindi forse per una questione di simmetria vuole proporre questa soluzione. Ok. Queste sono le sonate di Haydn che abbiamo già visto prima. Allora, direi di vedere molto rapidamente quest'altra, e Beethoven non facciamo in tempo a guardarlo. Sarebbero tantissime le cose da dire, però vediamo se riusciamo a dire qualcosa su questa sonata. Questa è la sonata K332 di Mozart. Lo scrivo qua per Simon Luca, così abbiamo subito Mozart sonata K332 fa maggiore. Ok, chiaramente il primo tempo, ovviamente altra sonata strafamosa, stracelebre. Fa maggiore, questa cosa stranissima, Mi bemolle nella seconda battuta, che c'entra in Fa maggiore, Mi bemolle, poi nella seconda battuta. È evidente che ha, grazie Simon Luca, vorrei suonare meglio a dire il vero, però sto con la testa girata di qua per vedere lo spartito, la tastiera peraltro elettronica sotto qua. Direi che sto suonando malissimo a dire il vero, però va anche bene. Allora, quindi Fa maggiore, vediamo, perché questa presenta ancora altre particolarità. Sicuramente è bemolle jazz. Simon Luca dice che Mi bemolle, diciamo, è una svisatina jazz, credo di aver capito. Perché no? Potrebbe anche essere, però forse Mozart non conosceva ancora il jazz. No, è una... ha un significato. Però ora magari non ci addentriamo. Allora, sicuramente il primo tema, ovviamente scherzi, certo. Il primo tema è Fa maggiore, ok? Lo si sente, non abbiamo detto cos'è un tema, però ci vorrebbe un'altra giornata intera per dire cos'è il tema, ma è chiaro che qualcosa la percepiamo laddove c'è una cadenza
ogni volta che c'è una cadenza, la cadenza che cos'è? È una connessione, è una successione di due o anche più accordi, di solito accordi principali, gli accordi principali sono il primo, il quarto e il quinto, una successione di due accordi che è non una semplice successione, che rappresenta invece un punto di articolazione frasologica, cioè come se fosse un segno di punteggiatura. Il discorso va avanti, a un certo punto c'è una virgola, un punto e virgola, un punto fermo. Ok, quelle sono le cadenze armoniche, sono i segni di punteggiatura della musica. Quindi io suono il primo tema. Sento un primo segno di punteggiatura, credo proprio in questo punto. Come al solito, quinto primo. Una cosa molto importante, forse la prima cosa da fare quando si analizza un brano dell'età classica sicuramente, è individuare le cadenze, ragionare sulla dislocazione delle cadenze. Perché è chiaro che se la cadenza rappresenta un punto di articolazione fraseologica, quindi della frase musicale, va da sé che se io riesco ad individuare bene le cadenze con attenzione, perché a volte non è nemmeno facile, se individuo bene le cadenze, individuo anche già in un certo modo la sezionatura formale, okay, del brano stesso, cioè individuo già dei pezzi, okay, dei pezzi del puzzle, diciamo, dei tasselli. Okay. Qui abbiamo P, e dopo, quindi è finito il tema principale, cioè inizia la transizione dopo. Cioè inizia di solito la transizione a un materiale fluido, sciolto, abbiamo visto molto più scorrevole rispetto a un tema che è compaginato meglio, è una struttura più compatta, è compattato meglio. Vediamo dopo questa, quindi dopo che finisce questo primo tema, che succede? Può essere una transizione. O può essere ancora una struttura tematica. Quindi finisce il primo tema. Direi che decisamente è un altro tema. Ha un'altra struttura tematica. E lo ripete per ben 3 volte, forse come a voler dire: ok, un'altra struttura tematica, però ora stavolta ripetendoti 3 volte, quinto primo, quinto primo, quinto primo, evidentemente a questo punto finiamo, concludiamo. Quindi abbiamo qui un altro primo tema, un altro tema dell'area principale. Ok? Quindi se qui abbiamo P1 o 1P, come volete, qui abbiamo P2. Va bene? Quindi un altro falso mito della forma sonata. Ne abbiamo detti veramente tanti finora di falsi miti di luoghi comuni e li abbiamo smentiti tutti. E andiamo a smentire un altro, il tema. Primo tema, è improprio, sbagliato quasi parlare di primo tema, perché poi abbiamo visto, possono essercene, come in questo caso, due primi temi. Quindi è più appropriato parlare di primo gruppo tematico, o meglio ancora gruppo tematico principale, perché gruppo tematico appunto racchiude
potrebbe racchiudere più temi, più primi temi. Quindi abbiamo due primi temi in questo caso. E poi, ok, un grande prolungamento della tonica di Fa maggiore, a un certo punto, come un fulmine, questa atmosfera che si è creata quasi che vuole scomparire, si vuole ritirare piano piano, forte, Mozart scrive forte. Sforzato, forte, sforzato. Cosa inizia qui? E inizia la transizione. Quindi inizia, cioè, quel pezzo di forma che ha la funzione di prendere il discorso e portarlo dalla tonica, quindi al Fa maggiore, a un'altra tonalità, ad una tonalità oppositiva. Abbiamo detto di solito quando il primo Ora posso dire il primo gruppo tematico è in maggiore, in tonalità maggiore, in tonica maggiore, il secondo, e quindi lo chiameremo ora d'ora in poi, il secondo gruppo tematico sarà alla tonalità mediamente, quasi così, di dominante, quindi andremo in do maggiore. Quindi questa transizione ha il compito di portarci in do maggiore. E anche qui, quindi abbiamo anche proprio un altro tipo di scrittura. Abbiamo una scrittura quasi una tempesta. È la fiera delle settime diminuite, no? Abbiamo delle settime diminuite. Qui abbiamo questa settima diminuita, l'altra settima diminuita, ok? Ce ne mancava un'altra, dopodiché le aveva messe tutte perché gli accordi di settima diminuita sono tre, soltanto tre, gli altri sono ripetizioni dello stesso accordo. Ok, transizione, abbiamo un topic diverso di scrittura, abbiamo uno Sturm und Drang, un'agitazione, ok? Mentre qui avevamo un primo tema principale, un primo tema P cantabile. Quasi si può cantare. Già qua abbiamo un altro stile di scrittura. No? Abbiamo questa imitazione, quasi come se fossero idealmente, ma non lo sono, un dux e un comes della fuga, se è rimasto ancora qualcuno e se è rimasto qualche pianista può immaginare di cosa sto parlando. Ok, e poi qui abbiamo un'altra scrittura ancora, nel secondo tema primario. Che tipo di scrittura è questo? Ok, abbiamo una scrittura di caccia, di fanfara. Abbiamo la fanfara di ottoni qua, no? Questa scrittura omoritmica, vanno tutti insieme. Abbiamo tra l'altro le quinte dei corni, non so se seguite micropolifonie, forse potete trovare una storia salvata in evidenza che parla di quinte, di errori di quinte ottave, di quinte dei corni, credo che ci sia, ma non sono sicuro. Le quinte dei corni sono queste quando andiamo da una terza. Eh sì, Ottoni giustamente dice, Simon Luca, a questo punto ci sta finalmente, finalmente abbiamo la fanfara, okay. Le quinte dei corni, appunto, abbiamo la terza che va ad una quinta che va ad una sesta e poi fa il percorso inverso, una quinta ed una terza, tipica scrittura delle quinte, di quinte dei corni. Okay. Quindi abbiamo tema cantabile, scrittura... Una scrittura un po' più dotta, un po' più speculativa, imitativa, no? In questo abbiamo... Fanfara. Ok,
quindi cadenze quinto primo. Sturm und Drang, tempesta. Ok, eccetera, eccetera. Parte, parte, parte la transizione. Tanti, tanti bemolli. Perché così tanti bemolli? Ok. Perché tanti bemolli? Allora, vediamo. La bemolle, mi bemolle, mi bemolle, mi bemolle al basso. Che accordo abbiamo qua? Abbiamo il primo divolto di una triade, do, mi bemolle, sol. Mi bemolle, sol, do. Se abbiamo la bemolle, do, mi bemolle in primo divolto, abbiamo stavolta la bemolle al basso. Col Fa diesis, che accordo è questo? Questo accordo l'abbiamo trovato prima in una sonata di Haydn. Un accordo di sesta aumentata. Ok, questa volta una sesta aumentata tedesca, una sesta tedesca, ok? Che ci porta dritti alla dominante. Ma la dominante di chi? Di? Alla dominante di Do minore. Ma noi non dovevamo andare in Do maggiore. Quindi ci fa uno scherzetto Mozart. Giacché comunque la dominante è identica, l'accordo di dominante, sia esso triade, sia esso quadriade, è identica, identico medesimo in un tono maggiore e nell'omologo tono minore. Quindi sol si re va bene sia che io vada in do maggiore, ma sia che io vada in do minore. Quindi pare che stia andando in do minore. Cosa abbiamo qua? I colpi di martello. Stavolta Mozart scrive pure questi segnetti, come vuol dire, attenzione, ben marcati. E attenzione perché hanno una funzione importante. Poi vedete, abbiamo la pausa. Quindi questa è la cesura mediana, medial cesura in inglese. Ok? Cosa succede dopo? Tu ci aspetteremo di trovare, che ne so, un do minore. Che ne so, sto inventando un do minore, ma cosa arriva? Do maggiore. E cos'è questa doba qui in do maggiore? Siamo approdati attraverso questa transizione burrascosa, tempestosa, agitata, inquieta, siamo arrivati ad un sereno cantabile tema secondario. Quindi siamo arrivati nel gruppo tematico secondario. Dico gruppo perché potrebbe esserci la compresenza di più secondi temi. Se già nell'area tematica principale c'erano due temi, figuriamoci nell'area tematica secondaria, dove proprio per affermarsi la tonalità secondaria e quindi per tenere testa la tonica, deve lottare maggiormente. Tant'è vero che abbiamo visto di solito i temi secondari terminano tutti con delle cadenze autentiche, perfette, a differenza dei temi principali. Quindi vediamo che succede. Quindi inizio il tema. Che succede? Ora viene ripetuto il tema un po' più ornato, un po' più abbellito. Stessa cosa.
arriva una cadenza autentica, perfetta, ma veramente perfetta, perché abbiamo al basso il do e al soprano altrettanto il do. E in questo momento, nello stesso preciso momento in cui arriva la cadenza, quindi finisce questo tema secondario, cosa inizia? Contemporaneamente, quindi con elisione, vediamo. Scrittura ben compaginata, ben compattata, vedete che anche se ci sono questi sincopi, questi contrattempi nella mano sinistra del pianoforte, ok, poi abbiamo queste mioglia. Abbiamo un altro secondo tema, quindi chiamiamolo S2 se vogliamo, se questo è S1, S2. E poi vediamo ancora che succede. Continua ancora la tematica secondaria fin quando abbiamo una cadenza autentica, perfetta qui, no? Dopo la cadenza autentica perfetta, quindi quella l'ultima che chiude l'esposizione in un certo senso. Ok, abbiamo chiuso l'esposizione e abbiamo avuto la zona delle codette, delle scritture finali. Ok, quindi ennesima dimostrazione che non c'è mai una forma fissa, ma la forma può cambiare a seconda dei casi, a seconda delle situazioni, e ci può essere di tutto. Cosa inizia qui? Il Durchführung, lo sviluppo. Sullo sviluppo non ci siamo soffermati in maniera particolare, anche perché ha una scrittura in un certo senso libera, può succedere di tutto. Fondamentalmente va a sviluppare materiale dell'esposizione, ma anche no, nel senso che può presentare materiale tematico nuovo e poi svilupparlo. Abbiamo delle progressioni. Possiamo dire giusto qualcosina, lo sviluppo possiamo vederlo a sua volta suddiviso in alcune sezioni come una sorta di avvio, di avvio o di zona iniziale, di zona di preambolo, diciamo, di pre-code, quello che William Kaplan chiama pre-code. Nello sviluppo abbiamo pre-code, code, e retransition, cioè una zona iniziale di avvio con sonorità magari piano, sonorità non molto forti, ok, e poi una zona di core, che è lo sviluppo vero e proprio, una zona di intensificazione, quindi abbiamo l'avvio dello sviluppo che
la scrittura acquisisce più energia. E ci sono questi colpi anche, vedete, forte, piano, piano, forte, piano, forte, piano, fin quando si arriva ad un certo punto con questo accordo. Ancora una volta mi piace sottolineare questo accordo che ha veramente una funzione. È un accordo a volte, non dico sconosciuto, ma a volte significato. Insignificante, l'accordo di sesta aumentata, questo accordo, quindi diciamo riproponendo il passaggio magari di qua, quando arriva questo è un segnale chiaro. Sesta, qua abbiamo una sesta italiana, cioè proprio è un chiaro segnale convergente verso questo, converge verso questo. Non so per quale motivo ora stiamo insistendo sul la. Vedete, sta ribadendo la, poi questo gioco sol la, però è la chiaramente la nota su cui si vuole poggiare, quindi con la sesta italiana raggiunge il la, poi rende minore questo la anziché maggiore, quindi questo la, se noi lo vediamo fino a questo punto, la quasi quasi. Intanto lo sviluppo sta terminando, quasi come se ci volesse portare ad una ripresa, però con un tema, se questo là, quindi ipotizziamo essere la dominante, perché solitamente gli sviluppi terminano sulla dominante, su uno, gli inglesi dicono stand on dominant, cioè uno stare in piedi sulla dominante, un pedale dominante, una ripetizione variata della dominante, ok? Quindi se questo è la dominante di chi? Di re, quindi probabilmente ci sarà la ripresa del tema in re minore, probabilmente, però in effetti è un altro scherzetto perché intanto il la diventa minore da maggiore, poi forte, dinamica forte, cambia tutto, cambia questo accordo. Cambia le carte in tavola perché questo accordo ci attira verso il Fa maggiore. È un quinto 3-4, ok? È una settima di dominante di Fa maggiore in secolo di volto, quinto, con tutte queste note di volta, quindi stiamo sulla dominante. La minore, piano, forte, piano, e poi cosa arriva? Arriva la nostra ripresa. Ok, ripresa, la ripresa è come nell'esposizione, probabilmente quindi la transizione sarà leggermente cambiata, adattata, perché? Perché non solo il primo gruppo tematico sarà in tonica, quindi in Fa maggiore, ma anche il secondo gruppo tematico. E in effetti qua finisce la transizione. Mentre nell'esposizione gli accordi martello, i colpi di martello erano sol sol, perché dopo andavamo a do maggiore dominante, qua sono do do col salto di ottava, perché il secondo, la tematica secondaria,
questa volta, essendo nella ripresa, sarà in fa maggiore. È tutto lo stesso discorso in fa maggiore. Quindi direi che forse abbiamo sforato un po' i tempi, in un certo senso sarebbe interessante vedere anche qualche sonata di Beethoven, sicuramente, per vedere cos'altro ci combina Beethoven. Se qua c'è già qualche scherzetto formale, Beethoven semmai amplifica appunto questa sua scherzosità. Riguardo alla forma, cioè taglia pezzi, incolla, si sposta armonicamente in maniera ancora più ambigua o ancora più azzardata, se vogliamo. Ok. Va bene, allora io direi che intanto non so quanti di voi abbiano seguito tutta questa diretta, grazie al mio fan principale, Simon Luca, che ha seguito attentamente tutto. Iscrivetevi al profilo Instagram di Micropolifonie, iscrivetevi al canale YouTube, seguite le nostre ricerche, i nostri materiali, le nostre pubblicazioni. Niente, vi saluto e alla prossima, se ci sarà una prossima. Grazie, auguri, buona Pasqua a tutti voi. E seguiteci sui social, va bene? Ok? Ciao ciao.